I segreti delle civiltà perdute, questo è il tema della conferenza che Valentino Bellucci ha appena finito di tenere all'interno del Collegio Raffaello nel centro di Urbino nell'ambito di Biosalus. Un tema particolare, qual è stato così l'essenza di questa lunga relazione con tantissima gente ad ascoltare? È stato molto bello perché interessa ancora le persone andare oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi culturali. L'essenza è questa, che noi per cambiare questa società dobbiamo guardare alle civiltà del passato. Questa cosa però non è facile per due motivi. Uno, perché molti pensano che la nostra sia la vera civiltà, che sia l'unica avanzata e che in altri continenti ci siano stati solo dei selvaggi. In realtà io ho cercato, con studi che faccio ormai da quasi 20 anni, e non sono l'unico perché mi rifaccio ad altri studiosi, anche con archeologia, storiografia, filosofia, antropologia, di dimostrare che in realtà noi abbiamo tanto da imparare da queste civiltà antiche e loro forse hanno i rimedi per sanare i problemi che noi oggi abbiamo, problemi molto gravi come la violenza, l'inquinamento, i rapporti umani, i disagi psicologici, spirituali, diciamo. Ecco, quindi questa è l'essenza sostanzialmente che io ho cercato di dire in questa conferenza. Ecco, una ricchezza che viene dal passato, questo sì. Sembra quasi un luogo comune, poi in realtà nel momento in cui un modello di civiltà come quello attuale va in crisi dal punto di vista economico, a volte dal punto di vista dei valori, ma in ogni caso trovando dei disagi abbastanza diffusi, ci sono degli elementi per tornare a riflettere. Questo è un po' la chiave di interpretazione che lei ha presentato. Ci provo, cerco di portare un paradigma diverso e tanti stanno facendo questo lavoro. Noi non dobbiamo rinunciare alla nostra storia o alle nostre, diciamo, conoscenze, alla tecnologia. Un grande maestro indiano disse: noi dobbiamo unire, se vogliamo salvare questo pianeta o salvare questa società, la tecnologia occidentale con la saggezza e la spiritualità orientale. Perché queste civiltà ci danno quello che a noi oggi manca, cioè una tecnologia dell'anima, ecco, io la definisco così, una tecnologia dell'anima che non c'è nelle scuole, non c'è nelle famiglie, le religioni sappiamo bene sono secolarizzate, ormai diciamo sono semplicemente una sorta di rivestimento che non attecchisce più dentro l'anima delle persone per tanti motivi. E quindi, fra l'altro, io conosco persone che grazie a questa tecnologia hanno anche riscoperto la propria tradizione religiosa, quindi in realtà non c'è una guerra con qualcosa che noi dobbiamo perdere di noi stessi, anzi noi possiamo valorizzare la nostra identità proprio grazie a questa saggezza. Ripeto, non è facile perché noi siamo abituati a uno stile di vita diverso e sentire parlare di tecnologia dell'anima stona un po', perché da noi c'è stata questa divisione tra scienza e spiritualità, tra religione, o sei scienziato o sei un uomo di fede. In realtà noi dobbiamo unire queste due cose, ma nel Rinascimento era già così, uomini come Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, erano uomini scientifici e spirituali nello stesso tempo, e noi oggi abbiamo questa sfida, riproporre questa cosa su un piano ancora più profondo e secondo me anche migliore. Per chi volesse approfondire, non sì. Ha potuto seguire sì, certo. La conferenza di oggi? Io invito i miei libri, io ho scritto più di 20 libri dove cerco di unire soprattutto uno degli ultimi testi, faccio riferimento a un ultimo saggio che ho fatto, La saggezza di Shiva, oppure un saggio sulla architettura indiana, il Vastu, ma ci sono tantissimi saggi. Chi va a cercare il mio nome, Valentino Bellucci, troverà su internet, comunque in qualsiasi biblioteca o libreria, i miei libri. Quindi i libri che io ho fatto servono per introdurre le persone, per fare in modo che le persone possano avere gli strumenti per poi lavorare loro. Cioè il libro è solo una mappa, poi il viaggio lo devono fare loro. Quindi io invito le persone a fare questo viaggio e ho fatto questi libri mappa che spero siano utili. Tutto qui. Grazie.